Oggi vi voglio parlare di un argomento che per me è particolarmente spinoso perché mi tocca da vicino. Vorrei parlare di tutte quelle persone che, pur non avendo familiarità con qualcosa, decidono di puntare il dito e fare delle critiche che francamente io trovo insensate o almeno poco delicate. Mi è capitato in passato, e mi capita sempre più spesso di vedere come i commenti sotto una persona che viene abusata per più tempo siano poco solidali e invece molto critici, ma non nel senso di una critica costruttiva. Parlo di episodi di violenza in realtà. Quando si tratta di violenza sessuale, penso a tutti quelli che dicono: vabbè, ma cosa ci faceva lì? Ma com'era vestita? Quando si parla magari di violenza domestica, ovvero quando un compagno, un marito, un partner picchia la propria compagna, lì c'è sempre chi punta il dito dicendo: ah, però perché c'è continuata a stare? Anche nei casi di femminicidio, e vabbè, ma lo sapeva che era così continuava a stare con lui, l'ha visto un'ultima volta, eccetera. Ecco, io non credo che queste persone abbiano mai vissuto realmente quello che vive una persona abusata. Perché non è una cosa semplice, il ciclo dell'abuso è molto subdolo. C'è l'abuso, poi c'è il senso di colpa, la fase di luna di miele e si ritorna all'abuso. Fase di luna di miele è quella in cui il partner dice: no, ma non volevo, scusami. Se te lo dice perché c'è anche chi si fa vivo dopo anni dicendoti: e vabbè, io a me dispiace, però anche tu me le tiravi fuori dalle mani. Il mio è un esempio tra tanti. Io credo che bisognerebbe avere molta, molta più sensibilità rispetto al dolore altrui, alle situazioni altrui che noi non viviamo in prima persona. Perché l'abuso, prima ancora che fisico, è psicologico, e una persona abusata psicologicamente non è detto che riesca a reagire e non è detto che riesca a reagire come pensiamo dovrebbe. Riflettiamoci prima di puntare il dito contro qualcuno che sta subendo una violenza o che l'ha subita.